Buonasera a tutti e grazie per avermi onorato di presenziare, seppur da lontano, a questo incontro. Perché l'arte e i numeri di Franco Corelli, potreste chiedere? Ecco la risposta che si svilupperà nel tempo che mi è stato assegnato. Per quanto attiene l'arte, vi sono pubblicazioni che illustrano tecnicamente le qualità che hanno permesso a Franco di essere considerato una delle voci liriche più interessanti del secolo. Io ho letto diversi di questi libri, ma la mia preparazione musicale non mi consentiva e non mi consente di capire a fondo i contenuti espressi. Eppure, sentendolo e vedendolo cantare, non pensavo al do, al si bemolle, ma alla emozione che mi prendeva il cuore. Gli avevo esposto quanto sto dicendo in una delle frequenti chiacchierate che nell'ultimo anno della sua vita abbiamo trascorso insieme e riassumo quanto diceva. L'approccio per i primi anni era stato quello degli acuti a volte fuori di testa e interminabili. Il pubblico delirava e il do pagava, oh se pagava. Ma pian piano mi sono imposto di coinvolgere il pubblico per emozionarlo. Bello il boato dopo l'acuto, ma la lacrima e la disperazione che emozioni fanno provare. Per questo ho lavorato tanto, tanto, rinunciando ai piaceri del quotidiano. Ma non mi pento. Avrei potuto continuare dopo le recite di Bohème a Torre del Lago. La mente è prevalsa al cuore, ma a volte mi pento. Per documentare le sue interpretazioni ci sono più di 200 live e una discografia che supera i 300 dischi, molti CD e diversi DVD. Prima di dare i numeri vi propongo una serie di fuoriscena vissuti in prima persona o raccontatemi da alcuni dei tanti corelliani che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. 1952. Amava ricordare come il maestro Vincenzo Bellezza lo convocò il mattino della recita di Adriana Le Couvreur per sostituire Giuseppe Campora indisposto e lo fece provare nella sala 51. Fino a poco prima dell'entrata in scena dicendogli «Corelli, ci vediamo per la recita, tanti auguri!» La sala 51, Franco l'aveva definita la sala del re bemolle, perché proprio lì squillò il primo. 1959, recita del 23 aprile, Teatro La Scala, Trovatore. Rientrando nel camerino numero 9, al termine del secondo atto, accusa un generico malessere che peraltro non riesce a definire. Sembra un dolore al costato, ma poi è una raucedine e il diaframma è teso. Non posso più cantare stasera, vallo a dire al maestro Votto. Sembra proprio determinato. Gli si dice che alla Scala non ha mai sospeso una recita, ma replica con voce possente «Embeh, c'è sempre una prima volta!» E Loretta prende la palla al balzo dicendogli «Senti, Franco, che la voce adesso è bella, chiara, pulita, canta, non aver paura!» «No, non canto!» E Loretta sfiduciata «Franco, fai come credi, ma ricordati che il tuo sostituto, il tenore Gianni Iaia, alla pira spara il do naturale. Pausa di alcuni secondi, un paio di vocalizzi e torna dopo circa un'ora in scena ed interpreta da par suo il terzo e il quarto atto. 1960. In calendario erano 8 le recite alla Scala di Andrea Chenier, ma la prima recita in programma è stata salvata per un improvviso abbassamento di voce di Franco Corelli. Da Mario del Monaco l'ha appunto salvato.
al quale Franco ha fatto pervenire subito un telegramma di ringraziamento e Del Monaco, telefonicamente, il giorno dopo, ha carinamente risposto che per lui era stato un onore sostituirlo. 1963, 27 febbraio, Teatro La Scala, Trovatore. Dopo due atti ero in camerino con un amico corelliano e scherzavamo. Alla chiamata in scena ci saluta dicendo: «Mi raccomando, un applauso lungo, lungo dopo la Si ben mio, perché me carico e intanto me riposo prima della pira». Inaugurazione della stagione alla Scala nel 1963 con Cavalleria Rusticana. Prima della recita mi ha raccontato Arrigo Michelini di Modena, grande fan ed amico, di una telefonata il pomeriggio della recita a Lauri Volpi, perché temeva che la cantata d'ingresso non si sentisse e Lauri Volpi, cantandogli al telefono la siciliana, lo sollecitò a spingere in avanti la voce, assicurandolo che tutti, anche dal ridotto della seconda galleria, avrebbero sicuramente sentito e come. 1967 ottobre, Metropolitan, Romeo e Giulietta. La scena del balcone, Romeo chiede, con il strappa emozioni, definiamolo, il si bemolle filato, che si rompe. Guarda Mirella Freni, che gli fa capire che il pubblico non l'ha sentito. Erano cominciati gli applausi. Di rientro in camerino, Loretta lo accoglie dicendo: «Bravo Franco, il si bemolle è stato uno dei migliori». Volano pedate a mazzi di fiori. 1970, Metropolitan, Cavalleria Rusticana. Grace Bunbury, che interpretava la parte di Santuzza, in un'intervista elogiava la regia di Zeffirelli, che prevedeva all'inizio dell'opera la sua presenza in scena. E sentivo che la voce di Corelli nel cantarla siciliana mi ispirava così tanto da farmi avvertire ogni sfumatura, ogni segno di movimento, ogni motivo suonato dall'orchestra. Era semplicemente fantastico, perché in ogni nota che cantava descriveva la passione o la sofferenza, e in realtà l'una e l'altra sono la stessa cosa, in quanto la passione di fatto è sofferenza. Quando si parla di classe, non posso pensare che a lui. Quando si parla di voce, non posso che sentire la sua. 1970, 1 agosto, Arena di Verona, Carmen. Il maestro Oliviero De Fabrizis, a recita conclusa, sale sul palco per ringraziare con la compagnia di canto e si avvicina al tenore. In modo molto benevole, lo rimprovera. Non lo faccio più, maestro. M'è venuto istintivo in quel momento. Ero Don José, non Franco Corelli. Di fatto, Carmen si conclude con un accorato «Mia Carmen adorata». Lui, preso il fiato, aggiunge uno straziante «Carmen». 1974, 23 novembre, Metropolitan, Romeo e Giulietta, Adriana Maliponte. Dopo la notte con Juliette, notte di mene, ore soavi al cor, che Romeo ha sposata, deve fuggire perché ha ucciso Tebaldo. Entrambi vorrebbero stare insieme, ma Juliette insiste perché vada. Romeo si allontana, si ferma e ritorna dall'amata baciandola teneramente. Un bacio ancora e men vo. Il suggeritore Petrosino sussurra «Bravi, bravi!» e la platea a lungo «Bacio, bacio!».
1978, Torre del Lago, 8 agosto. Ero presente quella sera. Il timor panico l'aveva assalito e in camerino Loretta, presente anche Renata Tebaldi, cercava di convincerlo ad andare in scena dicendogli: «Franco, il pubblico è qui perché vuol sentir te. Non puoi deluderlo. L'hai sempre rispettato. Fallo anche in questa occasione, vedrai che saprà comprendere e la recita avrà successo. Santa Rita ci aiuterà». Si convince, ma prima vuole andare in palcoscenico per parlare al pubblico. Adriana Maliponte, ultima sua Mimì, mi ha raccontato che Ottavio Garaventa, presente perché eventuale sostituto, tentava senza successo di indossare gli abiti di scena previsti per Rodolfo, ma la taglia non era per lui, perché è troppo larga. L'ultimo CD è stato pubblicato nel mese di ottobre 2003, nei giorni della sua dipartita. Grazie all'autorizzazione fornita dalla moglie in occasione di una serata d'onore in aprile a New York, alla quale per malattia non aveva potuto presenziare Franco. Era anche un'occasione per festeggiare il suo compleanno. A tale proposito mi aveva fatto sentire nel 1996 a casa sua il master inviato da Londra che comprendeva anche l'improvviso dello Chenier. Mi disse dopo l'ascolto se mi fosse piaciuto. «Sì, certo», risposi sorpreso. Mi chiese di riascoltarlo, ma non trovai nulla di diverso da quello che avevo appena sentito. E gli chiesi che cosa secondo lui non andasse bene. «Il pathos!» E udite, udite, il sunto della risposta cantata: «Oh giovinetta bella d'un poeta, non disprezzate il detto, udite, non conoscete amor, amor divino dono che lo schernir del mondo, anima e vita è l'amor». Così deve essere e così non lo autorizzo. Aveva ragione. Gli ho detto di sì, ma francamente non avevo notato alcuna differenza nel canto, ma il pathos, guardando il suo viso, c'era. E c'era come. Peccato non aver peccato non aver registrato da solo, ma che emozione sentirlo, ma soprattutto vederlo. A proposito, il CD non comprende l'improvviso. Per quanto attiene i numeri, prima di vedere e sentire il filmato, ne indico alcuni assolutamente significativi. Repertorio 38 opere più una incisione di Faust. Recite complessive 1076. Recite in Italia 534. Recite in Europa 118. Recite in USA 420. Recite in Giappone 3. Recite in Canada 1. Concerti 67. Mi preme sottolineare, e Franco ci teneva ad evidenziarlo, che i successi conseguiti sono stati anche merito di 97 direttori d'orchestra, 172 soprano, 99 mezzo soprano, 94 baritoni e con Bastianini 110 recite, 119 bassi, 74 registi e comprimari.
siamo arrivati alle conclusioni e voglio evidenziare il suo desiderio di libertà. Da un punto di vista personale, credo che sia doveroso mettere in evidenza un aspetto che negli ultimi anni, se prima poteva essere una sensazione, è diventato una certezza, e cioè il fatto che lui non abbia mai conosciuto e goduto la libertà. Mi spiego meglio e parto dalla discussione. Nel 2003 è stato ricoverato al Policlinico di Milano. Quando è uscito per la riabilitazione, l'abbiamo accompagnato in una residenza specialistica vicina a Como. Quando siamo arrivati, era il 12 febbraio, ci hanno accompagnati nella suite al piano terra, a lui riservata. Mentre Loretta e mia moglie provvedevano a sistemare i bagagli, noi siamo usciti nel parco di Betulle. Stavamo camminando, parlando tranquillamente, e stavo chiedendo a Franco se riteneva che il posto fosse potesse andare bene, quando improvvisamente si è messo a correre con le braccia spalancate, dando l'impressione di voler abbracciare l'aria. Questa è un'immagine che non dimenticherò mai. Ho proprio concluso. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un felice anno nuovo.